E buongiorno mondo, sono quasi le 6, mi sono svegliato alle 5.38 ma ho fatto un po' il belandrone questa mattina, visto che si stava bene, sono rimasto dentro sacco a pelo fino a quest'ora, ma adesso è ora di muovermi e smontare, sbaraccare tutta la tenda, perché vorrei partire presto, direzione Menaggio. Parlo sottovoce per non disturbare gli altri ospiti del campeggio, perché a quest'ora non è carino gridare e parlare alla telecamera. Quindi ci aggiorniamo dopo che ho smontato tutto. Buona giornata ragazzi. Bene ragazzi, 7.10, sono partito e ho già sbagliato strada, nel senso, non è difficile, sei sul lago, tieni il lago a sinistra, ma non è quello l'errore è che sono rimasto sulla provinciale e sto salendo al posto di aver preso la ciclopedonale sul lungo lago, che credo ci sia qua, ma non ho visto dove entrarci, che l'ho mancata. Spero di rimettermi tra poco. Mannaggia, c'è un po' di traffico ma ancora è presto, quindi per ora si riesce ad andare tranquilli senza aver troppa paura. Oddio. Vabbè, pedalo e taccio. A dopo. Questo bel tratto di lungo lago, solo che è esclusivamente pedonale, le bici andrebbero portate a mano, ma a quest'ora non c'è quasi nessuno se non due corridori e una signora che passeggiava e qualcuno con cani, come sentite abbaiare. Perciò io proseguo pian pianino, stando attento, e meglio che sta sulla provinciale. Guardate che roba. Per fortuna che qui sul lago di Como, per evitare di farti fare queste gallerie ammazza ciclisti, ci sono sempre i tratti alternativi che passano esterni lungo lago, e quindi grazie da uno che odia e teme le gallerie, ve l'ho già detto in un sacco di video. Game on ragazzi, game on.
ragazzi, sono appena arrivato a Bellagio, sono sceso dal traghetto, quello lì è l'imbarcadero, ma guardate un po' chi ho rincontrato. Ciao. Cicli Avventure, bel gatto. E la montagna fuori. Chi viaggia si incontra sempre, prima o poi. A dopo ragazzi, adesso decidiamo che strada percorrere, a dopo. Ragazzi, non mi ricordo se vi ho detto che oggi torno. Non poteva mancare una delle mie freddure. A dopo ragazzi, sono quasi arrivato a Como. Non è vero, mancano 9 chilometri. Ciao. Qui c'è una galleria senza il passaggio esterno e come vedete mi sono messo le bretelle catarifaggenti, acceso la luce dietro, acceso la luce davanti e via. Si va a cannone per uscire il prima possibile, sono 590 metri di paura. A dopo ragazzi. Sono arrivato anche a Como, è appena passata l'una, sono nel retro della cattedrale, spero che si veda. Sono nel retro perché ho dovuto spostarmi qua per cercare un punto tranquillo, perché davanti è stra pieno di gente, perché c'è il sole nonostante sia novembre, quindi sono tutti a spasso, ma mi sono fermato appunto in questo angolino tranquillo per dirvi cosa penso di questo tratto di strada lungo il lago tra Bellagio e Como. Direi che posso fare una citazione di quelle colte e dire è una cagata pazzesca, o meglio, a me non è piaciuta per niente, perché si è sempre su sta strada provinciale, in alcuni tratti anche per me, sempre rispetto ai miei canoni, è un po' pericolosa perché ci sono dei punti stretti nelle curve e se ci sono le macchine con autisti rispettosi ti lasciano spazio, altri invece ti fanno delle rasette che non sono piacevoli e quindi non mi è piaciuto, anche perché si è sempre alti rispetto al lago, perciò non c'è mai un punto dove veramente ti puoi svaccare, sedere un attimino per rilassarti e goderti il lago. Però vabbè, era da fare, l'ho provata, la consiglio? No, la rifarei anche no, e quindi adesso trovo un posto dove sedermi e mangiare, anche perché tutte le panchine sono piene, mangio un panino e poi decido del mio futuro. E vi aggiornerò. A dopo ragazzi, ciao. Come al solito ho fatto una cazzata nella valutazione delle strade. Sono su questa strada, come sentite, super trafficata, due corsie andata e ritorno. Io sto andando sul marciapiede perché mi cago sotto. Dovrebbero esserci una decina di chilometri di salita, ma spero che questo bordello sia solo qui, uscendo da Como, in delirio, tra rumore, cosa. Mamma mia, basta, basta, pedalo e ne vengo fuori, a dopo, a dopo, a dopo. Credo che questa sia l'ultima salita un po' impegnativa della giornata. Al 6%, quindi neanche troppo impegnativa, però con anche le macchine che ti strecciano accanto non è bella. Dai che è quasi finita e poi basta, poi discese e pianure, credo, non lo so, forse, boh, a dopo, ciao. Blocco un ricordo per tutti quelli che da bambini passavano i pomeriggi a bere spuma insieme al nonno al circolino. Ta-da! Spuma d'oro! Tanta, tanta roba. Adesso andiamo di là.
mi ho ancora spiegato il perché di questo mio cambio di programmi, ma è una cosa molto semplice, niente di grave, anzi era solo che avevo pianificato di rientrare passando attraverso la Svizzera, Lugano, ed era l'unico tratto che non avevo ancora percorso della traccia che avevo creato per il rientro. Quindi sto guardando dove devo andare, eh? E un sacco di amici però mi hanno detto: uè Giappino, che cavolo fai una giornata di pedalate facendoti il parco del Ticino che hai già fatto più volte, tutta la zona del Nuvarese che hai fatto più volte, la zona del Vercellese che è casa tua, cosa butti via il tempo a pedalare, cosa? La prossima volta pianifica un giro più lungo prima e torna comunque col treno. A me non piace mai tornare col treno, è sempre un po' è un casino, un po' boh, mi piace tornare a casa pedalando, arrivare al garage pedalando, ma ci arriverò comunque pedalando, ma dalla stazione a casa mia. Pazienza, ma sì, dai, è andata bene così, ho fatto comunque dei bei giri, la Valtellina che volevo fare da un sacco di tempo. E quindi niente, forse ho perso la pista ciclabile, ma torno indietro sulla pista ciclabile. Meglio che la smetto di parlare, perché sennò ci andiamo a perdere. Guardate qua che pista ciclabile, eh? E a momenti me la perdo via. Giappino, ti lamenti che non ce n'è spesso, tipo tutto il tratto che ho fatto fino a Garbagnate, e poi quando c'è non la prendi, mannaggia. Eccoci qua, 6,8 km. Dai e pedala Giappino, dai e pedala. Non ci crederete, ma in questi giorni di pedalate mi sono proprio fatto il mazzo. Due freddure nello stesso video, forse non riuscite a reggerle, vero? Dai, provateci, vogliatemi bene. A dopo ragazzi, sono quasi arrivato. Piano numero 1.